Renato Greco, alla vigilia del match contro l'Altamura. Direttore, analizziamo un po' come è andata tutte queste operazioni di mercato che hanno visto il Picerno protagonista, con operazioni abbastanza importanti. Sì, c'è stato tanto da lavorare perché, come ho già ripetuto tante altre volte, siamo ripartiti in ritardo dopo l'11 settembre, dopo la sentenza del Tribunale, e quindi abbiamo dovuto un po' recuperare il tempo che abbiamo lasciato alle nostre spalle. E le operazioni sono state tutte operazioni di mercato importanti, che hanno visto arrivare a Picerno giocatori sicuramente importanti, giocatori, profili interessanti per la categoria, perché sono tutti profili che provengono da categorie superiori. In alcuni casi possiamo dire, senza ombra di dubbio, visti gli ultimi arrivi, Picerno che è riuscito a strappare giocatori di categoria superiori a squadre ben più blasonate. Sì, giocatori come Zito, come Albadoro, come lo stesso Iadaresta e anche tutti gli altri, adesso non voglio citarne tutti perché posso dimenticare qualcuno. Ovviamente avevano richieste da categorie superiori, da squadre più blasonate del Picerno, però hanno scelto di sposare il nostro progetto perché, lo ribadisco, la nostra società è una società seria, una società che ha un presidente importante che non ci fa mancare nulla, e ovviamente i nostri progetti sono quelli di fare bene nel prossimo futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato le mie proposte, che hanno deciso di sposare questo progetto, e in particolar modo mi sento di ringraziare il presidente che ci ha dato la possibilità di ripartire alla grande. Direttore, ultima battuta sul mercato, si è ancora vigili per cercare altri profili? Sì, il mercato comunque chiude a fine mese, a fine ottobre, siamo quasi al completo, resto vigile sul mercato. Se ci sarà qualche altra operazione importante da portare a termine, sicuramente non ci faremo trovare impreparati. Farò di tutto per completare ulteriormente e arricchire ulteriormente questa rosa che il mister è a disposizione. Però al momento la rosa è abbastanza competitiva, non ci sono ruoli scoperti, quindi il mister col suo staff può lavorare per i prossimi giorni in maniera tranquilla, perché ha a disposizione un gruppo abbastanza competitivo. Andiamo al calcio giocato, si gioca al Mancinelli di Tito, qui dove stiamo facendo questa intervista. Arriva l'Altamura. Sarà un match molto molto difficile per la terza giornata di campionato. Analizziamo un po' le prime due giornate e cosa si aspetta dalla squadra per questa seconda partita casalinga. Intanto, per quanto riguarda lo stadio, ringrazio l'amministrazione di Tito, la società del Tito, che subito hanno accettato la nostra richiesta. Ovviamente abbiamo cambiato campo di gioco perché il campo di Marsico Vetere non c'era possibilità di giocare, in quanto per problemi legati all'emergenza sanitaria Covid, e quindi ci siamo messi subito all'opera per trovare una soluzione. La soluzione più idonea ci è sembrata questa qui di Tito, dove noi lavoriamo per tutta la settimana, perché il nostro centro sportivo che utilizziamo per la preparazione degli allenamenti, e quindi abbiamo fatto questa scelta e ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione affinché questo sia stato realizzato. Per quanto riguarda la prossima gara, come tutte le altre gare, sono gare difficili perché questo è un girone, come ho già ripetuto altre volte, un girone molto molto difficile, dove ci sono squadre comunque costruite in maniera importante, squadre molto competitive, e l'Altamura per esempio è una di queste, è una squadra che sicuramente darà fastidio a tanti, perché ha il proprio interno, oltre ad avere un bravo allenatore, ha sicuramente dei giocatori interessanti e molto bravi, molto bravi per la categoria. Cosa chiede alla squadra per questa difficile partita? Sappiamo io che... chiedo sempre l'impegno, poi dopo ovviamente so che la squadra scende in campo per ottenere il massimo del risultato. Io devo solo ringraziare in questo momento tutti i nostri calciatori, lo staff e tutti coloro che collaborano con la nostra società, perché abbiamo attraversato dei momenti difficili e non era assolutamente facile ripartire. Quindi innanzitutto mi sento di ringraziare loro,
noi vogliamo fare un percorso importante, vogliamo comunque cercare di ottenere quanti più risultati positivi per raggiungere degli obiettivi importanti. Ai ragazzi, come sempre, chiedo la vittoria, però prima della vittoria chiedo l'impegno che dimostrano in ogni competizione. Quindi fino ad ora questo lo hanno fatto in modo impeccabile, sia nella partita col Taranto che nella partita a Nardò, e sicuramente si ripeteranno con l'Altamura. Grazie mille, direttore. Grazie a voi. Per Ginestra, alla vigilia della partita con l'Altamura, prima di tutto, come ha vissuto questa settimana dopo la prima vittoria in campionato? Come ha vissuto con la squadra questa settimana di allenamento? Vabbè, naturalmente quando si vince si passa una settimana comunque più tranquilla, ma al di là di questo non dobbiamo abbassare la guardia, perché comunque siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di vincere più partite possibili, perché è questo il nostro obiettivo. Però siamo contenti perché comunque abbiamo fatto 3 punti su un campo difficile e con tante difficoltà, insomma. Adesso in casa arriva l'Altamura, insomma un importante banco di prova per la sua squadra. Sì, l'Altamura è una squadra come le altre che può lavorare per cercare di arrivare nei primissimi posti di questo campionato. Ha dei buoni giocatori di ottimo livello, un allenatore bravo, quindi sicuramente è una società solida, quindi è una squadra importante, ma non lo siamo noi meno di loro. Sicuramente ci giocheremo una partita importante, cercheremo di fare il nostro meglio, cercando di fare il nostro calcio, di avere i nostri principi e di aver fatto sempre quello che è il nostro modo di approcciare le gare, cioè di cercare di vincerlo. Poi dopo è normale che se l'avversario sarà più bravo di noi, gli stringiamo la mano, ma questo dopo, prima dobbiamo fare il massimo. Ci sono 2 domande da parte di giornalisti lucani che, come sappiamo, non possono essere qui. La prima, poi dopo le sottoporrà la seconda: cosa le fa più paura dell'Altamura? Cosa è più pericoloso per l'Altamura? Fa paura il fatto che comunque sia una squadra che gioca un buon calcio, ha degli ottimi giocatori di qualità, come tante squadre di questa categoria e di questo girone, e soprattutto mi preoccupa il fatto che comunque, come noi, ha entusiasmo, viene da 4 punti, è una squadra che in tanti anche l'anno scorso hanno lavorato insieme, quindi conoscono bene la categoria, quindi è sicuramente una squadra ostica che occupa in questo momento la stessa classifica nostra, anche se sono solo 2 partite, ma soprattutto che occupa bene il campo e che ha degli ottimi giocatori e esprime un buon calcio. L'altra domanda riguardava il mercato, ne abbiamo parlato prima col direttore Greco, un giornalista ci chiede come valuta queste operazioni di mercato e se secondo lei la squadra è a posto o ha bisogno ancora di puntellare in qualche reparto. Ma io del mercato non sono abituato a parlare perché c'è la società che lo fa, perché poi arrivano dei giocatori forti come quali sono arrivati, c'è piena sintonia con la società, con il direttore, con tutti, quindi sicuramente sono contento di quello che è arrivato e soprattutto sono contento di quello che è rimasto, di quello che mi sono trovato, insomma, perché comunque questa è una squadra che ha delle potenzialità enormi, però deve lavorare tanto perché in questo momento è indietro, come ho sempre detto, di condizione, è indietro perché purtroppo pensava di fare un altro campionato e se ne trova a fare un altro, quindi dobbiamo essere bravi a lavorare anche fisicamente e mentalmente. Poi questa è una squadra che ha talmente tanti margini di miglioramento che si può vedere durante la stagione quando avrà trovato un modo di fare calcio importante. Io lavoro per questo insieme al mio staff e cercheremo di arrivare prima possibile a questa situazione. È normale che ci vorrà del tempo, ma i risultati aiutano, quindi domenica dobbiamo continuare per la nostra strada a fare un risultato positivo. Grazie mille.